Ciao a tutti da Enrico Caffarelli. È appena finita la partita. Mamma mia, ancora mi sento agitato perché è stata veramente una partita all'ultimo fiato, come mi aspettavo, perché la Juventus è sempre una grandissima squadra, anche se aveva qualche mancanza, ma anche la Roma ce l'aveva. A noi ci mancavano Zaniolo e Wijnaldum, a loro Di Maria e chi altro? Pogba. Perciò anche Bonucci, se non sbaglio. Perciò diciamo, a noi mancavano calciatori e a loro anche. Però, nonostante tutto, è stata una partita molto accesa e molto sentita da entrambe le squadre. Soprattutto dalla Roma, perché il primo tempo era un po' spenta, secondo me. Era titubante, aveva paura, non si sentiva sicura di poter andare a pressare alta la Juventus. E infatti ha giocato soltanto la Juve nel primo tempo, bisogna essere onesti. Meritava anche il secondo gol, che poi c'è stato, tra l'altro, con un grandissimo tiro di Locatelli. Però giustamente è stato annullato perché ha toccato con un braccio Vlahovic e quindi era fallo, diciamo, era fallo prima del tiro. Poi che punizione Vlahovic! Ha fatto un tiro su punizione. Infatti la Roma, secondo me, è derivato anche dal fatto che ha preso gol subito al secondo minuto. Questo suo atteggiamento, quel gol di Vlahovic, Platini le segna quelle punizioni e pochi altri, Platini, Maradona e chi altro? Pochi altri. Pjanic ha fatto un gol incredibile. E se poi si stava ripetendo su un'altra punizione. Questi sono fenomeni e quindi bisogna aspettarsi di tutto. Come fenomeni ce ne abbiamo anche noi, perché Dybala, anche se era emozionato, era un po' nervoso, ha messo lo zampino sul gol di Abraham. C'è stato il suo assist. Grandissimo gol di rapina di Abraham, come i centravanti vecchio stampo. Ragazzi, è stata una bella partita. Una bella partita, diciamo che primo tempo, come ripeto, ha giocato soltanto la Juve. Arrivavano sempre primi sulle palle. E la Roma non riusciva a fare più di due o tre passaggi, non ha mai tirato in porta. Invece la Juventus arrivava facilmente in porta. Poi fino all'ultimo, diciamo, siamo riusciti a tenere l'1-0, a limitare i danni. E dentro allo spogliatoio ci ha pensato, come al solito, un signore che si chiama José Mourinho. Ha rivoltato la squadra, ha cambiato la difesa. Ha tolto Mancini, che anche secondo me era un po' arrancava un pochettino, sinceramente, non era tanto in forma questa sera. E ha messo Zalewski e El Shaarawy. A proposito, ragazzi, ma El Shaarawy secondo me non può fare, non può stare in panchina in questo periodo. Sta veramente in una forma straripante. Non so se voi siete d'accordo. Veramente mi sta lasciando proprio stupefatto. Sta in forma fisicamente, mentalmente, lo vedo molto sciolto, partecipe al gioco di squadra, non si intestardisce, lo vedo veramente in palla. E secondo me Mourinho in cuor suo sta pensando di metterlo titolare, secondo me. No, non subito, ma a breve, perché partita dopo partita sta dimostrando di essere veramente all'altezza dell'11 che scende in campo fin dal primo minuto. Poi volevo fare anche un plauso all'arbitro. Questa sera ha arbitrato bene, non c'è nulla da dire. Se non mi sbaglio, le ha azzeccate tutte. È stato, diciamo, puntuale su ogni intervento, anche sulle ammonizioni. Non c'è nulla da dire. Poi se verrà fuori qualche cosa che non ho visto, in futuro, magari in serata o domani mattina, allora potrò rivedere questo mio giudizio. Perciò questa sera è andata così. Io sinceramente da romanista ci avrei firmato per un pareggio. Mourinho non ci firmava. Io sì, perché un pareggio a Torino secondo me è sempre un punto straguadagnato. È un punto che fa soltanto che bene sia dal punto di vista della classifica che anche per quanto riguarda la morale. Perché a Torino poche squadre ci vinceranno. E che dire, il secondo tempo mi è piaciuta la Roma, quadrata, stabile,
stava attenta ad ogni passaggio, era puntuale nelle metriche di gioco, sovrapposizioni, e ho visto bene anche i due di centrocampo nel secondo tempo, erano un po' più, diciamo, elastici, Matic e Cristante, anche se ho visto un po' meglio Matic che Cristante. Cristante a volte lo vedevo un po' in difficoltà, invece magari Matic, avendo quelle leve così lunghe, arrivava prima sugli interventi, diciamo. Ma poi quanto porta di scarpa Matic? Hanno fatto un'inquadratura, c'aveva una scarpa, sembrava la scarpa di Pippo. 50, quanto porta? C'ha dei piedi incredibili. Vabbè, aperta parentesi, chiusa parentesi, giusto per farci una risata. Pericolo scampato, secondo me. Pericolo scampato perché la stavo vedendo brutta, ragazzi, la stavo vedendo proprio brutta. Il primo tempo pensavo che il passivo poteva arrivare molto, molto più in là, molto 2-3-0, perché mi sembrava di vedere la solita Roma che prendeva le imbarcate. Non ci stava proprio col cervello, diciamo, dai, non stava proprio in partita. Si vedevano che erano un po' imbambolati. E invece, durante la pausa del primo tempo, il signor Special One, ragazzi, ha cambiato tutto. Gli ha fatto capire come dovevano stare in campo, come dovevano approcciare al secondo tempo. E così è stata. Così è andata. Ci prendiamo questo pareggetto e andiamo avanti per il nostro campionato, che non sarà fatto per vincere lo scudetto, ovviamente. Però ci possiamo inserire fra le prime posizioni, sempre che si vada avanti così, diciamo, non come il primo tempo, come il secondo tempo, dai. Poi avete visto, ha cambiato un'altra volta atteggiamento tattico il signor Mourinho, il signore con la S maiuscola, ha tolto Dybala e ha messo Kumbulla per rimanere dietro e poi ripartire in contropiede. Magari se rimaneva con la difesa a 4, chissà, avremmo potuto anche vincere, però come si dice, con i se e con i ma non si arriva a nulla. Perciò hai fatto bene così, José Mourinho. Hai fatto bene così. Testa al Monza. Col Monza mi aspetto anche qualche cambio, perché devono fare un po' le rotazioni. Anzi, secondo me, sbrigassero a prendere. Speriamo che domani mattina arriva Belotti e Camarà. Perché per quanto riguarda Abram, Santo Abram, se togli lui non c'è nessuno lì davanti, come centravanti puro, attaccante puro. E Belotti, secondo me, ci può dare una mano sotto questo punto di vista. E poi un centrocampista di riserva ci vuole, perché avete visto, è entrato Bove, che è un grandissimo cioè un calciatore di ottima prospettiva, di un ottimo futuro. Secondo me diventerà uno dei migliori. Però ancora deve fare esperienza, deve assaporare ancora il campo della Serie A da giocatore maturo, diciamo. Anche se per me ce l'ha la stoffa, eh. Sembra già una persona molto più grande di quello che è. E quindi anche lui è molto, diciamo, addentrato al progetto Roma, al progetto di Mourinho. Però, come dicevo, serve un centrocampista. Ovviamente non sarà mai all'altezza di Wijnaldum, perché Wijnaldum è un campione. Però se dovessero prendere un Camarà, come si dice, oppure qualcun altro per quanto riguarda la panchina, perché andrà a fare panchina, speriamo che lo prendano, perché a centrocampo siamo proprio corti, ragazzi. Siamo proprio corti, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, ti si fa male qualcuno, chi ci metti? Ci puoi mettere soltanto Bove, oppure chi è? Diawara? È fuori rosa. Poi non mi ricordo che ci siano altri centrocampisti, se non sbaglio, se non erro. Perciò devono prendere un altro centrocampista. Pellegrini, secondo me, è ottimo nel ruolo dietro le punte, da trequartista. Secondo me lì esprime veramente il suo talento, la sua tecnica e la sua visione di gioco. Però all'occorrenza, ecco, anche Pellegrini può fare il centrocampista a due, soprattutto con le squadre, diciamo, di un livello meno blasonato della Juve, perché con la Juve ci volevano due tosti come Matic e Cristante, anche se hanno sofferto molto,
Devo dire che hanno sofferto molto il centrocampo della Juventus. Va bene, è finita così. Bellissima partita, 1-1. Primo tempo ciascuno, devo dire. Anche se ai punti, magari, sinceramente, onestamente, devo dire che magari la Juve avrebbe meritato qualcosina di più, soprattutto al primo tempo, come mi ripeto. Però va bene così, 1-1. Andiamo avanti, ci prendiamo il punticino e ci vediamo alla prossima. Ti aspetto per il prossimo post partita. Ciao da Enrico Caffarelli. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Ciao.